Vai. Sì, buongiorno a tutti. Oggi sono qui in funzione di spalla, solo per qualche minuto, perché Alberto Fragasso, che è l'ideatore e nonché il moderatore di questo ciclo di conferenze, oggi è anche relatore. Quindi mi sembrava giusto che anche lui avesse una degna presentazione da parte di qualcun altro. È Grazie. un po' il modo per sostenerlo. Allora, molti di voi lo conosceranno, secondo me vedo tanti nomi conosciuti e chi non lo conosce lo conoscerà bene oggi. Alberto Fragasso, allievo di Lorenza Menegoni, Paola Consoli e Charles Michael Smith, ha condotto percorsi di ricerca nell'ambito dell'antropologia culturale, medica, della cura, del sogno e delle religioni. Autore di Spiriti alleati, pratiche sciamaniche per crescere e guarire l'anima ed è il tocco dello sciamano, antichi insegnamenti sciamanici per l'uomo contemporaneo. Sono editi entrambi da Amrita Edizioni. E aggiungo io, grande cuore, persona di grande talento e curiosità. Vai Grazie. Alberto, e grazie ancora da tutti noi. Spegnimi pure. Ok. Eccoci qua. Allora, intanto grazie a tutti quanti per essere qui presenti in questa room online. È come creare un cerchio, una piccola comunità ogni giorno alle 17, siamo puntuali più o meno. E è sempre molto bello come tante persone riescano a connettersi ed essere unite nonostante l'isolamento. Quando penso alla danza, la prima immagine che mi raggiunge è quella di una chioma, di una bellissima chioma di betulla, con le foglie che si muovono in movimento al passare del soffio del vento. E adoro in particolare la forma della foglia della betulla perché assomiglia a quella di un cuore. E ogni foglia in realtà ha la sua forma e possiede la sua innervatura. E se osserviamo quando il vento passa, soffia, possiamo vedere che le foglie danzano, creano un movimento, l'una con l'altra si sfiorano, si accarezzano. E quando il vento soffia di più, quello che succede è che possiamo osservare è che la chioma dell'albero comincia a compattarsi, addirittura le foglie sembra che formino un tessuto unico. E quando il vento soffia ancora di più, quindi tira aria di tempesta, a volte può succedere che alcune foglie perdano la forza e si stacchino dall'albero. E si abbandonino al flusso del vento e magari vadano a posarsi lontano, non per forza nelle zone limitrofe delle radici dell'albero, ma altrove. Si posano sulla terra, la ricoprono e diventano un tutt'uno con essa. Perdonate la metafora, non è un tentativo di richiamare immagini della guerra, ricordando la poesia ermetica di Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, ma in realtà è un tentativo attraverso una metafora sciamanica di evocare piuttosto un'immagine di un'arte, cioè l'arte dell'abbandonarsi, l'arte dell'abbandono, che in realtà ha veramente ben poco a che fare con la guerra, perché l'abbandono, l'abbandonarsi è un lasciarsi andare, non stare nel conflitto, ma lasciare che le cose fluiscano in una fiducia incondizionata. E noi siamo un po' come delle foglie. Siamo come delle foglie perché molto spesso siamo incapsulati nel nostro ego, nella nostra individualità, e non ci rendiamo conto che all'interno di questa metafora non c'è solo la foglia, le foglie, ma c'è anche il vento in questo caso che soffia. E il vento è in grado di spazzare via le nuvole, è in grado di spazzare via l'inquinamento. Probabilmente senza il vento non avremmo nemmeno il clima, avremmo una temperatura sempre stabile. E grazie al vento anche alcuni
rami secchi cadono dagli alberi affinché si possano rigenerarsi. Quindi, ricordando che c'è anche il vento in questa azione, ricordiamo sostanzialmente che ci possiamo immergere in una coscienza che anche negli altri interventi precedenti è stata definita oceanica, ma che in un certo senso io preferisco chiamare cosmica, perché appartiene a un cosmo vivente, senziente, composto da diversi elementi che collaborano in modo simbiotico, in simbiosi, in armonia. E quindi siamo immersi in un universo denso, che potremmo definire in un certo senso entropico, cioè fatto di grandi disordini ed equilibri, e anche governato da leggi molto più grandi di noi. Un universo che possiede una sua armonia interiore, che tende verso un equilibrio interiore. Ma non un universo antropico. Antropico significa dell'uomo, derivato dall'uomo. Sono due vocali. La parola cambia in base veramente a soltanto due piccole lettere, ma il significato è radicale. Noi crediamo molto spesso di essere al centro di questo universo, e questo in realtà porta via molta anima, molto di quello che possiamo vivere, di quella che è l'esperienza che possiamo fare in questo universo, e soprattutto noi come esseri umani, l'approccio che solitamente abbiamo nei confronti della natura e di tutto ciò che ci circonda è quello tendenzialmente di abuso. Per approfondire questo concetto vorrei condividere con voi un'immagine che ho, che sono certo abbiate tutti già visto nella rete, e che va ad esplicare ampiamente quello che ho cercato di spiegarvi ora. Se vedete nella prima parte dell'immagine, qua c'è la scritta Ego, con in cima una piramide, un essere umano, tendenzialmente maschile, direi, perché qua c'è una figura femminile, e poi abbiamo animali, piante, funghi, esseri microscopici. E questa è l'azione che tendiamo a svolgere sull'universo, la pressione che tendiamo ad avere sull'universo, sul mondo, no? Su questa terra che abitiamo, su cui camminiamo. Ma è bastato un virus per capovolgere completamente questa piramide. Se adesso io potessi girare questa immagine, ecco, l'ho fatto, alla fine ci ritroviamo in basso. Cioè tutta la natura in realtà è in cima, coopera, co-crea in modo simbiotico, come già ha sempre fatto, e noi siamo qua, in basso, isolati ovviamente in questo momento. In contrapposizione a questa immagine c'è all'ego, c'è quest'altra, eco, che dal greco oikos significa casa, ambiente, è un cerchio, quindi un cerchio di esseri viventi che collaborano in modo cooperativo, co-creano questo universo, cercando di vivere in armonia, in modo equilibrato. È interessante come l'ecologia appunto studi l'ambiente e la casa, in qualche modo. Anche la casa, noi ci troviamo in casa adesso, ma anche la parola eco evoca echi di quelli che possono essere i nostri approcci per l'universo. E come possiamo trasformare questa situazione di ego? Allora, farò una breve parentesi per arrivare ad aiutarvi a comprendere che è possibile dissolvere questo ego. Negli anni 60
più o meno attorno agli anni 60, Stanislav Grof, uno psichiatra ceco che stava lavorando a delle ricerche, nello specifico con malati terminali o con casi di depressione e sintomi molto gravi di depressione, utilizzava, grazie alle sue ricerche, l'LSD, uno psichedelico molto potente che era in grado di svolgere un'attività che, grazie alle scoperte che hanno fatto, era sensazionale per quei tempi. Le scoperte che derivano da questa ricerca mostrano ed evidenziano come l'utilizzo di LSD in quei casi portasse a un fenomeno psicologico chiamato, e biologico anche, chiamavano di ego dissolution, cioè dissoluzione dell'ego. Ovvero un momento in cui, grazie a questa sostanza, i nostri neuroni che sono connessi formano delle relazioni molto ben salde, dovute alle abitudini che abbiamo, ai processi psicologici che viviamo nella nostra vita, anche ai traumi che possiamo aver esperito, a un certo punto si sciolgono questa relazione, questa struttura che fino adesso avevano, fino a quel momento avevano consolidato, si dissolve questa relazione tra di loro e cominciano a diventare creativi, capaci di trovare nuove soluzioni, l'immaginazione si espande fino a raggiungere, quindi il cervello, insomma, raggiunge uno stato di caos momentaneo che anche in psicanalisi si cerca, perché è una rottura di schemi che aiuta nella cura. E a un certo punto poi i neuroni quello che fanno è ritrovare una nuova armonia. Quindi questo fenomeno di dissoluzione dell'ego era estremamente efficace, perché permetteva a tutte quelle che erano le difficoltà della persona, gli approcci anche negativi che portava nella sua quotidianità, di dissolversi per ritrovarne di nuovi, ricrearsi, rigenerarsi. Nel 1971 quello che succede è che a Vienna un congresso porta un grande proibizionismo nella ricerca sull'LSD, quindi Grof si trova in una situazione di difficoltà perché le sue ricerche arrivano a un punto di svolta e scopre che attraverso le sue ricerche alternative che anche stati non ordinari di coscienza indotti grazie alle pratiche che venivano svolte in alcune culture native, nello specifico sciamaniche, o gli stessi fenomeni che avvenivano che avvengono tuttora nella meditazione buddista e nelle pratiche yogiche, fornivano degli strumenti che portavano a questa dissoluzione dell'ego. Quindi il respiro in qualche modo diventa lo strumento cardine per l'alterazione della coscienza e per portare le persone a questo fenomeno di dissoluzione dell'ego. Per cui quando noi respiriamo, in realtà stiamo svolgendo un processo di trasformazione forte, soprattutto se respiriamo con coscienza, aiutiamo i nostri neuroni a trovare delle nuove possibilità di legame. Quindi la dissoluzione dell'ego di Grof e questa scoperta porta alla creazione sostanzialmente di quella che è diventata poi una delle quattro potenze della psicologia, quindi chiamata psicologia transpersonale, insieme alla psicologia umanistica, alla psicologia comportamentale e alla psicanalisi. E nella psicologia transpersonale quello che avviene è che la spiritualità diventa uno strumento che porta l'individuo a trovare un proprio senso. Torno alla metafora della foglia per un motivo specifico, perché come abbiamo visto nell'immagine,
se noi siamo alla, se noi siamo nel nostro ego, fondamentalmente pensiamo solo a noi stessi, non solo come individui, ma anche come comunità, può, anche un gruppo insieme può avere un ego collettivo, no? E portare a, a una disarmonia, soprattutto nel momento in cui c'è un abuso delle risorse, un abuso di tutto quello che riguarda le sostanze, i cibi e il benessere. E noi sostanzialmente quello che crediamo nella nostra, nel nostro ego come esseri umani è che abbiamo la possibilità di manipolare la natura come ci pare. Crediamo all'interno di un laboratorio di poter manipolarla, ma in realtà la natura ci sta mostrando che questo non è così, che fondamentalmente non è così. E quindi in sostanza abbiamo bisogno di una forte dissoluzione dell'ego. E questo, questo movimento di isolamento ci sta portando anche a vivere questo, questo tipo di processo, ma più avanti vi spiegherò come. Ritorno, come dicevo, alla metafora della foglia, perché se osserviamo da questa prospettiva ecologica, cosmologica, dove tutti siamo intrecciati, interconnessi, interdipendenti, che ogni essere in qualche modo influenza la vita di un altro, a questo punto anche essendo anche noi foglie, essendo foglie anche noi in un certo senso torneremo ad essere un tutt'uno con la terra. E da questa prospettiva forse è importante già cominciare a pensare, a prendersi la responsabilità di come ci nutriamo, di quello che mangiamo, non solo in termini fisici ma anche mentali, perché se un giorno il nostro corpo andrà a nutrire la terra e quello di altri esseri viventi, potrebbe essere bene che il nostro corpo sia un buon nutrimento per la terra. E al di là del fatto di pensare a quello che arriverà a, alla fine, cioè alla tendenza che anche tutti noi esseri umani abbiamo di andare in direzione della morte, possiamo cominciare già a pensarci ora. La prospettiva della morte, inoltre, porta a, una, a, a coltivare una virtù fondamentalmente, che è quella dell'umiltà. Perché appunto noi esseri umani riteniamo di poter manipolare, di poter possedere la natura, ma da una prospettiva spirituale noi non possediamo la natura se soltanto da un punto di vista biologico, la possediamo realmente quando siamo in grado di ascoltare la nostra anima. E questo lo possiamo fare soltanto se ci spostiamo da quelli che fino adesso sono sempre stati i paradigmi meccanicistici della scienza. E come possiamo farlo? Finché non riusciremo mai ad ascoltare la nostra anima, se continuiamo a credere che se io in questo istante sto provando un forte sentimento d'amore, questo sentimento d'amore sia semplicemente un epifenomeno del mio corpo, cioè una conseguenza collaterale di un processo chimico, quindi una produzione di serotonina dentro il mio corpo. Bensì il nuovo paradigma, se vogliamo ascoltare la nostra anima, deve trasformarsi in qualcosa che in realtà è molto più vecchio di quello che pensiamo, cioè non è poi così nuovo, in realtà semplicemente si rifà un giro della ruota, si ritorna a quello che da quelle che erano le culture del passato, per cui se da questa prospettiva il mio corpo diventa qualcosa attraverso il quale passa, se io provo amore, il mio corpo diventa qualcosa attraverso il quale passa la forza archetipica dell'amore e il mio corpo traduce quel linguaggio cosmico producendo serotonina, che è ben diverso. E anche l'epigenetica ci insegna questo, cioè che il nostro corpo, i nostri geni funzionano in modo coerente creando uno scambio tra interno ed esterno. E, Safo descriveva la forza dell'amore nel 700 avanti Cristo come la forza che scuote le querce sulla montagna.
E questa è un'immagine molto potente, perché di per sé già le querce sono sempre state nella mitologia degli alberi molto forti, molto potenti, connessi alla forza anche fisica. E la montagna anche di per sé evoca un'immagine di forza, per cui il vento che scuote le querce sulla montagna evoca veramente una potenza cosmica elevata. E se vogliamo ritorniamo di nuovo al discorso del vento, in questo caso è il vento che soffia, e la possibilità di stare nel flusso ci permette in qualche modo di essere connessi a questo grande amore, a questo amore che muove e smuove le stelle, che ci connette tutti quanti. È un amore più grande rispetto a quello che potremmo provare come individui, è un amore che è oceanico. Quando intendo ascoltare l'anima, esistono veramente le plurime differenti pratiche che possiamo prendere in prestito dalle più disparate culture per entrare in connessione con il cuore, perché fondamentalmente per tutte le tradizioni sciamaniche, ma per la maggior parte delle culture native, il cuore è il centro dell'anima. La medicina del cuore sciamanica viene definita tale perché nel cuore risiede tutto il potenziale dell'essere umano, per cui tutti i sentimenti più elevati, tra cui l'amore, la gioia, la felicità, la capacità di dare un senso alle cose, la capacità di perdonare, il senso di gratitudine, derivano dal cuore e dal campo del cuore che riusciamo a creare. Quando non viviamo nell'ego, quando poi non è sempre semplice, perché fondamentalmente tutti noi, anche in una minima parte, viviamo nell'ego, ma quando viviamo stati espansi di coscienza, il nostro ego facilmente si dissolve. Se non siamo in uno stato espanso di coscienza, pensare in modo non egoico può esserci veramente di aiuto, e per farlo basta semplicemente considerare il fatto che le nostre scelte, le scelte che facciamo, non riguardano soltanto noi, ma riguardano tutti gli esseri viventi. Quindi entrare in quella prospettiva ecologica: ogni gesto, ogni azione, ogni parola che svolgo, ogni parola che pronuncio, ogni atto che svolgo ha una risonanza su tutti gli esseri, anche a grandi distanze. E questo è, in qualche modo, cercare di osservare le cose al di là dell'ego. Un modo semplice che ho rintracciato, andando a ripescare, tra l'altro, la mia prima tesi, per parlare di come ascoltare la propria anima, deriva da Virginia Woolf. Lei aveva un modo particolare per definire il possesso di un momento. Prima parlavo del possedere la natura, no? E del fatto che noi crediamo di possedere di poter manipolare l'universo, il cosmo. Scusate, questo ogni tanto il mio monitor fa questo flash. E riteniamo appunto che di poter con il nostro ego manipolare la natura e possederla, ma non la possediamo davvero se non ascoltiamo la nostra anima. E Virginia Woolf, attraverso i suoi strumenti e le sue tecniche letterarie, che vengono definite in letteratura di stream of consciousness, cioè flusso di coscienza, utilizza quelli che lei definisce momenti dell'essere, cioè dei picchi, dei momenti, degli istanti che hanno dei picchi di percezione nei suoi personaggi, dove l'individuo si espande, la sua percezione diventa quasi diventa permea a tutta la realtà, diventa cosciente. E questo è estremamente interessante, perché ogni volta che noi entriamo in uno stato profondo di ascolto, percepiamo con una maggiore coscienza i nostri sensi, davvero iniziamo a possedere il momento. Per cui
quello che attraverso la letteratura di Virginia Woolf vorrei trasmettervi è il fatto che per possedere davvero la nostra natura dobbiamo ascoltare chi siamo, qual è la nostra direzione, dove vogliamo andare, e per farlo dobbiamo sentire il nostro corpo, sentire con i nostri sensi. Ne abbiamo 5, ma ne abbiamo anche molti di più, che sono la loro sfumatura interiore. Più ci ascoltiamo, più siamo in grado di ascoltare anche l'altro. E peraltro non intendo soltanto gli altri esseri umani, intendo anche tutti gli altri esseri viventi, perché non tutti sanno probabilmente che le qualità tipiche dello sciamano, ma anche di molti mistici indiani, per esempio, è proprio quella di saper ascoltare ed entrare in contatto con l'universo senziente. Anche le scienze di frontiera stanno dimostrando che tutti i sistemi complessi sono coscienti, sono consapevoli. Ed è questo veramente come fare un giro del cerchio per ritornare a quello che è sempre stato un pensiero nativo. Provate a immaginare il sole come un essere cosciente. La scienza sta dicendo che è così, le scienze di frontiera stanno dimostrando che è così. E gli sciamani però lo sanno dai tempi dei primordi, perché loro in uno stato espanso di coscienza, un po' come quello che descrive la Woolf nei suoi momenti dell'essere, in uno stato dove il sentire la forza e la bellezza che fluisce attraverso i nostri sensi, attraverso il nostro corpo, è estremamente importante. Vorrei ancora parlare della questione dell'ego, della dissoluzione dell'ego, perché in realtà vorrei fare anche una pratica. Controllo anche l'orario, perché poi tendo a parlare e non mi rendo conto che è già passata mezz'ora. Viviamo nell'ego quando ci identifichiamo fortemente e ci aggrappiamo con un forte attaccamento a degli aspetti di noi, al nostro ruolo, a una nostra parte sofferente, a un'esperienza traumatica che abbiamo vissuto. È normale, assolutamente umano, vivere nell'ego. La consapevolezza però è la chiave che ci porta a toglierci gli abiti di quel ruolo, per poter osservare l'ampiezza di tutti i nostri altri che sono presenti dentro di noi. Da una prospettiva sciamanica, dentro di noi c'è un cerchio di tanti aspetti, di tante sottopersonalità che insieme cooperano, esattamente come la foglia e il vento, cooperano per co-creare la nostra esistenza e tirar fuori quello che abbiamo dentro. Può essere che però ci siano alcune parti di noi che magari siano particolarmente sofferenti. Perché? Perché magari abbiamo vissuto un trauma. Da una prospettiva sciamanica, quello che succede è che quando viviamo un trauma, parte della nostra anima si stacca, si allontana e va a isolarsi in un luogo non definito della realtà non ordinaria. E la capacità dello sciamano è proprio quella di andare a recuperare questo frammento d'anima, prenderlo e risoffiarlo nel corpo della persona. Ora, sappiamo che questo ego può essere anche dannoso. Abbiamo visto che può essere dannoso perché può nuocere agli altri. Può nuocere agli altri, ma prima di tutto a noi stessi. Perché, per esempio, se viviamo in modo conservativo, attaccati a un nostro ruolo, non riusciremo a renderci conto dell'ampia bellezza di cui facciamo parte e che è parte di noi. Magari se ci identifichiamo con un ruolo solo o con un aspetto di noi, non riusciamo a svilupparne altri, non riusciamo a esprimerne altri. Quindi prima di tutto facciamo del male a noi e poi non ci prendiamo cura di noi, ma allo stesso tempo non permettiamo agli altri di vederci nel nostro pieno potenziale. E Omero nell'Odissea, un passo che probabilmente tutti conoscete, racconta
nel momento in cui Ulisse, di fronte al mostro ciclopico Polifemo, si fa chiamare nessuno. E quello sostanzialmente è un modo molto, molto astuto da parte di Ulisse di togliersi una maschera, di dissolvere il suo ego per risolvere un problema mastodontico, gigantesco, e riuscire a far scappare tutti i suoi alleati. E, Ulisse però, oltre a essere nessuno, è anche il protagonista attivo di questa vicenda. Per cui quando dissolviamo il nostro ego, quando entriamo in uno stato veramente di dissoluzione dell'ego, quello che accade è che realizziamo sul serio quello che emerge dalla nostra anima, e la nostra anima diventa attiva protagonista di quello che stiamo creando. Vediamo davvero la realtà per com'è, per come siamo. Non sempre osservare il nostro ego è facile. Ieri Michael Smith parlava delle proiezioni d'ombra. E non sempre quello che vediamo ci piace, non sempre tutto rose e fiori. E infatti il cammino per osservare il proprio ego richiede un grande addestramento. E, che cosa ci sta portando però a questo isolamento? Se noi osserviamo le cose da una prospettiva dell'anima, possiamo vedere che sì, c'è, può esserci una parte di noi ferita, perché abbiamo, se rimaniamo aggrappati al nostro ego, al nostro ruolo, a quello che abbiamo fatto sempre fino ad ora. Una parte ferita, un po' come se avessimo perso una parte d'anima, isolata, che magari soffre, ma vi è anche un altro tipo di potenziale in questo isolamento, e qui di nuovo le società native ci vengono in soccorso. In alcune culture sciamaniche, vi è una particolare pratica che è molto potente e che viene chiamata di ricerca della visione. Accade che le persone vadano, una singola persona individualmente, vada in un luogo nella natura a ricercare una visione, e per ricerca di visione non intendo per forza un'immagine che da un'epifania che ci raggiunge, ma come ricerca della visione intendo quindi non per forza un fenomeno che abbia un che di paranormale, una nota paranormale, ma come ricerca della visione intendo una ricerca di senso, quindi l'immersione profonda nella natura, nel totale isolamento da soli, per ricercare un senso a una difficoltà, un problema, o per ricercare delle risorse. Quindi l'immersione di nuovo nella natura, in questo universo che in qualche modo è sempre pronto a darci la risposta se siamo in grado di ascoltare. Un universo che è lì, e se noi ci rendiamo disponibili ad accoglierlo. E quello che ci sta succedendo adesso, in questo momento, è una forma di isolamento che in un certo senso può diventare anche, può trasformarsi anche in una ricerca della visione. Una ricerca della visione che può aiutarci a ricreare come protagonisti attivi la società, un buon dispendio di energia del nostro tempo in questa fase di isolamento è proprio quella di ricercare la nostra visione, cioè che cosa desidera la nostra anima, chi sono io, dove voglio andare. È chiaro che per fare questo bisogna proprio lavorare sulla dissoluzione dell'ego. E quindi questo diventa una sorta di isolamento iniziatico. Se pensiamo a tutto quello che l'uomo ha fatto fino adesso con la terra, alla terra, vediamo che forse questo isolamento arriva per un motivo, per renderci conto che forse possiamo cambiare approccio, diventare più eco, creare un eco luminosa delle nostre azioni, e compiere dei passi nuovi che ci permettano di trasformare la nostra realtà. Se da una prospettiva sciamanica continuiamo a seguire i canti del nostro ego, quindi tutti quei canti che derivano dalla nostra educazione, che derivano dalle nostre costrizioni sociali, dai nostri giudizi, da quello che crediamo di essere,
allora a quel punto non riusciremo ad ascoltare il reale canto della nostra anima, che è connesso al canto dell'universo. Ora, spero che ci siate tutti e vorrei condurvi una piccola pratica. Semplicemente trovate una posizione comoda. Immaginate il vostro corpo come una grande antenna. Come una grande antenna in grado... No, niente, questo continua... Devo stare fermo così, almeno non c'è quel riverbero. Immaginate il vostro corpo come una grande antenna. Che è in grado di sintonizzarsi a frequenze e a vibrazioni di cui l'universo è fatto. E lavoriamo con il respiro. Quindi quello che vi invito a fare è trovare una posizione comoda, chiudere gli occhi, io li terrò aperti perché ogni tanto controllerò la chat, controllerò il monitor e apro e chiudo gli occhi. Voi chiudeteli. Iniziamo a entrare in uno stato di ascolto profondo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Posso provare a mettere una mano sul cuore, cercando di catturarne il battito. Inspiro. Espiro. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Cerco di riempire bene i polmoni, lasciando fluire l'ossigeno e rigenerando il corpo. Questa pratica aiuta anche il sistema immunitario a rinforzarsi. Più respiro e più mi libero dai pensieri tossici. Dalle emozioni disordinate. Inspiro, espiro. Più respiro. Più ritrovo un'armonia interiore e mi connetto alla forza profonda della mia anima. Inspiro, espiro. E immagino come una piuma delicata che danza proprio di fronte al mio cuore. E seguo questa piuma che cade dolcemente giù, giù, sempre più giù, oltrepassa il pavimento. La terra scende giù, 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 nelle sue profondità, giù, 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 giù. È una piuma magica che ci porta in basso, nelle profondità della terra. Inspiro, espiro. Scende sempre più giù, giù, la piuma mi porta giù, fino al centro, al cuore della terra, là dove vive e vibra il rispetto per la natura e per tutti gli esseri del cosmo. Inspiro, espiro. Non è importante che riesca a visualizzare. Entro semplicemente in uno stato di flusso. E il respiro mi conduce. Inspiro, espiro.
Inspiro, espiro. E mi connetto alle forze generatrici e archetipiche che risvegliano la vita sulla Terra. Ad ogni respiro sostengo tutti i bambini che stanno nascendo, i cuccioli di mammifero, le uova che si schiudono, le piantine che spuntano dal terreno. Inspiro, espiro. Nel respiro sostengo la vita. Inspiro, espiro. Pieni polmoni. E nel respiro e nel sostegno della vita, respiro anche per chi sta lasciando il corpo o per chi l'ha già lasciato, onorando il suo passaggio su questa terra. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e sostengo tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà, le persone che sono in corsia, i medici, ma anche chi sta vivendo situazioni di guerra, chi non ha una casa o chi si sente semplicemente solo e soffre. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. E sento la forza dell'amore che pervade ogni singola cellula del mio corpo, quella forza che scuote le querce sul versante della montagna. Inspiro, espiro. Il mio respiro è il vento della terra. E mentre respiro, si schiude dal mio cuore una forma potente d'amore, la più potente, la gratitudine. Per essere vivo e presente in un corpo in questo momento. Molto delicatamente, dolcemente, sentite di nuovo le mani, i piedi, le gambe, le braccia, il volto, ogni singola parte del vostro corpo ritorna nel qui ed ora. Inspiro, espiro dolcemente. Seguendo il piacere della respirazione. E con i miei tempi riapro gli occhi. Ok, bentornati a tutti, spero stiate bene, che vi sentiate bene. Se vi va potete scrivermi nella chat e dirmi come mi sentite. Vorrei concludere donandovi ancora quattro piccole pratiche, quattro piccoli atti di consapevolezza che possiamo fare
ora, in questo momento, che raccolgono la potenza della saggezza delle culture native e la forza anche del respiro e della consapevolezza. Vedo che state scrivendo nella chat. Grazie. Allora, il primo atto di consapevolezza che vorrei condividere è l'atto di mettere la mascherina in consapevolezza. So che per alcuni può essere veramente difficile indossarla, perché può sembrare un atto di costrizione, qualcosa che siamo obbligati a indossare, quasi come una museruola che chiude la nostra bocca, la nostra capacità di vocalizzare, di respirare. Allora, quello che mi invito a fare, soprattutto se si muove l'ego in questi casi, o se affiorano delle emozioni che possono urtarvi e urtare gli altri, vi invito a provare a delicatamente a indossare la mascherina respirando coscientemente come abbiamo fatto ora. Inspirando, espirando, indosso la mascherina e cerco di ascoltare il mio corpo, quali sono le emozioni che affiorano. Cerco di rendermi conto attraverso il respiro che proteggendomi attraverso la mascherina posso proteggere anche gli altri. E non si tratta solo di una protezione fisica, ma se andiamo in profondità possiamo proteggere gli altri anche dalle nostre proiezioni ombra. Per cui mentre stiamo respirando, rendiamoci conto di quello che si muove dentro di noi e cerchiamo di dissolverlo attraverso il respiro, con semplicità e dolcezza, stando nel piacere di respirare. In questo modo potrebbe essere più facile indossare la mascherina e anche portarla all'esterno. Mentre siete in giro, mentre camminate per la strada con la vostra mascherina, so che può essere difficile che gli altri vedano la vostra espressione facciale, cercate di sorridere con gli occhi, inspirate, espirate e sorridete con gli occhi, perché se trasmettete attraverso lo sguardo lo stato di bellezza che potete acquisire grazie alla respirazione, questo sarà un buon modo di contagiare positivamente gli altri. Un secondo atto di consapevolezza è quello di uscire all'esterno con un senso di libertà. Provate, quando dovrete uscire di casa, per quelle che sono le vostre necessità, che sia una necessità lavorativa, di spostamento, o una necessità specifica di andare a fare la spesa, per esempio, di rifornirvi di risorse primarie, mentre uscite, cercate di pensare al fatto che state uscendo da uno stato di isolamento, un po' come l'orso che esce dal suo letargo, dalla sua grotta, e mentre state uscendo cercate di osservare con meraviglia quello che vi sta attorno, perché non lo vedete da tanto. Di solito siamo abituati a vivere il nostro tram tram quotidiano, non ci accorgiamo delle cose meravigliose che l'universo veramente ci mette a disposizione continuamente. E nell'aprire la porta nell'aprire la porta dell'uscio di casa, cercate di respirare consapevolmente, cercate di osservare la luce che vi sta attorno, sia che ci sia un buon tempo atmosferico, sia che sia nuvoloso. Respirate mentre camminate, osservate il vostro respiro e camminate con consapevolezza, cercate di rendervi conto che quel percorso può essere diverso ogni giorno e che quella terra sicuramente è stata calpestata da qualcun altro ha camminato con lo stesso percorso che avete fatto voi, e può essere che magari incontriate qualcuno nel vostro percorso. Inspirate ed espirate e magari domandatevi chissà che cosa sta vivendo questa persona, chissà qual è la sua storia, da dove viene, dove è diretta quella persona, ok? Questo vi può aiutare a coltivare uno stato di meraviglia. Un terzo piccolo atto di consapevolezza è quello di scegliere consapevolmente ciò di cui nutrirvi. Siete al supermercato, cercate di osservare il cibo, magari vi dedicate alla frutta, alla verdura, osservate, chiedetevi da dove viene, osservatene bene il colore, il profumo, cercate di assaporare
coi sensi, come se fosse un momento dell'essere mentre state scegliendo il cibo, perché il cibo di cui vi nutrirete andrà poi a fluire in tutto il corpo. Non solo però il cibo fisico, anche il nutrimento per l'anima, per cui cercate di scegliere bene le letture, le informazioni, l'origine delle informazioni, perché quello di cui vi nutrite può andare a influenzare il vostro stato d'animo e di conseguenza anche lo stato d'animo di chi vi sta accanto o delle persone con cui entrate in dialogo. Un quarto atto di consapevolezza è quello di creare uno stato di calma, semplicemente. Cioè, quando siete magari seduti sul divano, sulla sponda del letto, entrate in uno spazio di ascolto interiore, inspirate ed espirate, cercate di pulire il canale del vostro corpo. Nello sciamanismo, lo sciamano viene definito antropologicamente, viene definito osso cavo, cioè un essere capace di dissolvere il suo ego per far fluire i poteri dell'universo attraverso il suo corpo. Quindi allo stesso modo noi possiamo ricollegarci a questa prospettiva, a quest'ottica, ed essere anche noi ossi cavi per far fluire la calma, perché avremo bisogno di molta calma quando questa quarantena finirà. Dobbiamo imparare a coltivarla adesso. In ultimo, dico che nello sciamanismo vi è anche un grande potere, che è il potere di sorprendersi. Noi di solito facciamo fatica a sorprenderci perché viviamo nelle aspettative, continuiamo a vivere nell'aspettativa del futuro, e le aspettative creano immagini che possono essere sia immagini positive, quindi di un futuro per come lo desideriamo, per come lo desidera magari il nostro ego, ok? Sia un futuro negativo, catastrofico. L'invito attraverso il respiro è quello di cercare di pulire queste aspettative e coltivare una visione il più possibile ecologica dell'ambiente, della terra, aggrapparsi a quella visione, coltivandola ogni giorno, proprio come se nutrissimo con amore una piantina, di modo che nel momento in cui usciremo da questa ricerca della visione, quella visione che avremo coltivato nella calma potrà essere condivisa anche all'esterno e veramente realizzare un mondo nuovo. Ok, io direi che ho finito. Un'ultima cosa, ritengo che ciò di cui abbiamo bisogno al momento sia davvero poesia, una poetica per l'anima, perché soltanto in questo modo usciremo a rivedere le stelle. Grazie a tutti quanti di aver partecipato a questo incontro, di Danzare con la Tempesta. Spero di rivedervi anche domani. Grazie a tutti. Al prossimo giro.